Grazie. Oggi affronteremo un problema ecologico, il problema del disboscamento amazzonico, e lo faremo con un esperto, il professor Eustorgio Calligaris, che presentiamo. Buonasera. E conosceremo anche bene un astro nascente della TV, anche del cinema, insomma, anche una nota fotomodella, insomma, Deborah Calligaris, che buonasera. È venuta a trovarci, bene. Allora, professore, quanto è dannoso il disboscamento amazzonico per il nostro pianeta? Beh, il disboscamento in sé indica l'eliminazione della vegetazione arborea in un'area boschiva. Le ragioni per cui si pratica una di queste tipi di operazioni sono molteplici, possono essere sia negative che positive. E quando si parla di quelle negative, allora è meglio parlare di deforestazione. A me piacciono molto le piante, sa? Però in assoluto preferisco i fiori. Sì, perché sono tutti colorati. Invece le piante di solito sono sempre solo verdi. Secondo me le più belle sono quelle che dopo fanno pure i fiori. Bene, bene, bene. Sì. Ma vi ricordo che il professor Calligaris è a vostra disposizione. Se qualcuno di voi vuole fare una domanda, vuole chiedermi qualcosa a proposito di sboscamento amazzonico, sentiamo, prego. Ciao, sono Marco. E volevo chiedere a Deborah quanto che taglia porta di Reggiseno e se il seno è vero o un po' ritoccato. Beh, guarda, è una quarta abbondante. E no, il mio seno è tutto completamente naturale. Bene. Anche se non sono contraria a fare qualche ritocchino qua e là. Certo. L'importante è che sia fatto bene, ovviamente. Ecco. Sì, parliamo però, vi ricordiamo che l'argomento è sempre la deforestazione e il problema ecologico che comporta, insomma. Ecco, quindi vi ricordo che avete il professore a disposizione, se c'è un'altra domanda, prego. Ciao. Ciao, sì. Sono Ernesto. E volevo sapere qual è il posto più eccitante dove ha fatto l'amore. Beh, la memoria adesso non è che mi aiuta in questo, sono passati molti beh, anni. Beh, scusi, no, intendevo Deborah. Ma ce l'ha con Deborah, ce l'ha professore. Beh, in un fienile. In un fienile? Sì, lo ricordo, perché c'era tutta la paglia. Sì, no, per carità, io mi rendo conto, però il tema è la deforestazione e il problema ecologico che questo comporta, quindi... Scusa, Lillo. Ecco, c'è un componente della band, il nostro Attilio Di Giovanni, il maestro, prego. Sì, volevo fare una domanda a nome di tutta la band. Sì, volevo sapere, Deborah, hai mai fatto sesso di gruppo? Allora, a questo punto la faccio io la domanda al professore, per professore, parliamo, allora voglio sapere, ecco, qual è il problema che comporta e se ne usciremo, ecco, dal problema della deforestazione, sì. Sì, dicevo, insomma, sostanzialmente parlavamo di deforestazione, un esempio di questa deforestazione è quella dell'eradicazione illegale di alcune zone boscose per la costruzione di opere murarie, attività agricole e commerciali di questo tipo. Ma cioè, mi stai guardando gambe? No, 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 mi è caduto l'occhio, ma stavo ascoltando il professore. No, dai, ma non c'è mica niente di male. È un piacere affascinare un uomo così intrigante come te. Ma quando è illegale diventa eradicazione, perché praticamente si procede alla deforestazione. Stava finendo un concetto, credo, no? Beh, sì. Beh, sì, è tutto merito del fitness, sai. Il fitness fa molto. È importante. Certo. No, perché vedo che è proprio tornita anche la coscia, il polpaccio, no? Grazie. È veramente complimenti. Sì, sì. Ci sono delle ragioni. Professore, quando è il suo momento glielo dico io, va bene? Lei qui non deve interrompere, anche per educazione, non mi sembra che la signorina l'ha interrotta prima, per cui... Sì, mi faccia la cortesia, per favore, insomma, no, perché il fitness effettivamente... Sì, sì, tapis roulant, poi ciclette, perché insomma, certo. Rassoda e poi tanta volevo solo finire. Ancora!